Buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali per questa bella iniziativa delle degustazioni distanti in questo momento così particolare, visto che giustamente le persone non possono venirci a trovare all'interno delle nostre aziende, cerchiamo noi di entrare nelle case delle persone, sempre poi con l'invito un domani a poterci venire a visitare sui nostri stupendi territori. Mi presento, io sono Filippo Butussi e insieme ai miei fratelli Tobia e Mattia rappresentiamo la quarta generazione dell'azienda Valentino Butussi, un'azienda a gestione familiare. Ci troviamo qua precisamente a Corno di Rosazzo, sicuramente una delle zone storiche del territorio del Friuli Colli Orientali. Più precisamente qua ci troviamo in quello che per noi è il vigneto denominato Madonna d'Aiuto. Siamo in un vigneto abbastanza particolare, o con delle particolarità tutte sue, in quanto, come vedete, non siamo in alta collina, ci troviamo sulla pede collinare, ma ci troviamo, diciamo, in una zona che si incanala verso le montagne che vedete alle mie spalle. Infatti, qua nella zona estiva, c'è un'escursione termica veramente molto molto importante. Fra giorno e la notte si superano tranquillamente i 20 gradi. In questa vallata viene prodotto uno dei nostri vini più importanti, che fa parte della linea dei Cru, dell'etichetta storica. Eccolo qua, parliamo del nostro Genesis. Il Genesis è un Sauvignon Blanc in purezza. Parliamo dell'annata 2018. Questo è un vino che è stato messo in commercio da appena un mese. Che niente, vi vado a presentare. Allora, il colore è un colore classico, giallo paglierino, in questo momento è ancora giovane, ha questi riflessi leggermente verdognoli. Al naso rispecchia tutto quello che deve rispecchiare un Sauvignon da un punto di vista varietale, quindi si sentono queste note comunque piccanti, si sentono queste leggere note vegetali, ma c'è una predominanza comunque legata a della frutta a polpa bianca, si sente la pesca bianca, si sente un po' di frutto della passione. In bocca è un vino che rispecchia proprio il suolo, la vigna dal quale proviene. È una zona fresca, una zona anche colluviale, cioè ci sono questi residui detritici sia che sono scesi dalla collina che portati giù dal torrente Corno, che proprio chiude sotto questa collina, portando questo terreno ad avere una certa basicità, una certa parte calcarea. E questo lo ritroviamo tutto nel vino, che mantiene questa sua salinità, questa sua mineralità, questo suo nervo molto 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 importante a livello degustativo. E lo rende quindi un vino molto fresco ed estremamente, estremamente longevo. Con cosa lo possiamo abbinare? In questo momento, è una bellissima stagione, siamo in primavera della stagione degli asparagi. In questo momento io questo vi propongo veramente quello che è un classico, quindi un bel risotto con gli asparagi, che possiamo tutti fare a casa. Ecco. Bene, io vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Se volete sicuramente potete contattarci tramite la nostra mail butussi@butussi.it, oppure potete tranquillamente trovare i nostri contatti, aziendali sul sito del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali. Buona serata a tutti.